è il modo migliore per organizzare il lavoro di chi fa spread trading con le materie prime ed utilizza Seasonalgo? Beh, scopriamo insieme come funzionano le watchlist di questo strumento. Allora, abbiamo già fatto un sacco di video su Seasonalgo che trovi nella playlist del nostro canale. Se non vuoi perderti i prossimi, iscriviti al canale dell'Insider Academy e soprattutto. Qui sotto trovi un link con il quale accederai ad un'area riservata ricca di contenuti di preformazione sulle stagionalità e sul ciclo economico. Oltre 5 ore di formazione nelle quali vedrai come funzionano le stagionalità, come si fa a lavorare senza discrezionalità ma con oggettività e quali strumenti utilizzare per creare un piano resistente ed efficace. Allora, l'attività del trader è un'attività spesso complessa, con diversi processi, quindi è chiaro che l'organizzazione del lavoro è fondamentale. E in cosa ci può aiutare Seasonalgo per cercare le operazioni, per organizzarla? Come funzionano le watchlist? Allora, per quanto riguarda la ricerca delle operazioni, lo abbiamo già visto in un altro video. Seasonalgo però ci permette anche di organizzarle in categorie. E se noi andiamo su portfolio, vediamo che si apre questa finestra e dove c'è il menu in blu, vediamo che abbiamo quattro categorie principali: watchlist, tradebook, archivio e temporary. Possiamo organizzarle come vogliamo. Io personalmente utilizzo la watchlist per inserire le operazioni che sono ancora un po' in anticipo, quindi sto aspettando che diano un segnale d'ingresso e le tengo in osservazione. Su Tradebook inserisco le operazioni invece nel quale sono entrata e quindi le devo gestire. Su Archivio inserisco le operazioni dove sono entrata e sono già anche uscita, perché mi piace tenere un po' un diario di bordo per vedere quello che è stato il passato. E su Temporary personalmente inserisco i casi studio, quindi quelle operazioni che magari per qualche motivo non mi convincono, ma le voglio analizzare per studiarle. Ottimo. Abbiamo anche un'altra categoria, la prima, Summary, che è quella che ci permette di organizzare al meglio le altre, diciamo. Se noi andiamo su Folder, vediamo che abbiamo selezionato la watchlist. In questo modo possiamo selezionare la categoria che vogliamo e le vediamo tutte in elenco, quindi ci permette un accesso più rapido e immediato a tutte le operazioni che stiamo osservando nelle categorie che abbiamo inserito. Allora, andiamo su un'operazione che ci interessa, apriamone una anche a caso, per esempio questa, e vediamo che dove c'è scritto salva in azzurro, di fianco possiamo selezionare la nostra cartella, quindi possiamo inserirla nella nostra lista preferita, in questo caso watchlist, e la andiamo a salvare. Qui ci apre questa finestra che abbiamo già visto, dove possiamo andare a inserire i nostri livelli di entrata, di uscita, possiamo inserire delle note, degli spunti operativi e a destra abbiamo questo piccolo menu dove possiamo cambiare la priorità e scegliere la cartella di archiviazione, mettiamola così, salvando ovviamente il tutto. Io qui posso anche selezionarli, queste operazioni, selezionarle per data di entrata, per direzione, sell by, quindi un oggetto molto utile per l'organizzazione del lavoro. Bene, allora ti ringrazio, ti chiedo un pollicione su se trovi utili questi contenuti e clicca qui sotto ed entra gratis nel nostro magico mondo delle stagionalità. Ti aspetto.